Angelo Ferracuti, benvenuto a Torino dalle marche da fermo, non solo uno scrittore marchigiano ma anche una persona che io conosco da, da, da molto tempo, da fermana e quindi è con, con grande piacere che ti accogliamo nelle biblioteche civiche torinesi. Ieri pomeriggio Angelo ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede della biblioteca civica del quartiere La Falchera. Intitolata Don Milani. E i suoi interessi sono interessi legati al mondo del lavoro e non solo, perché Angelo nasce come scrittore nel 1993 con una raccolta di racconti intitolata Norvegia, poi pubblica per Guanda Attenti al cane. E nel 2006 una svolta verso il reportage giornalistico con le risorse umane. Quindi questa attenzione al mondo del lavoro di oggi ma anche raccontando storie di ieri che abbiamo dimenticato, che in qualche modo non abbiamo abbastanza conosciuto, che non ricordiamo. Uh, continua con Viaggi da Fermo, Il mondo in una regione, storia di immigrati, e tutto questo anche la storia di migrazioni, perché nell'ultimo nell lavoro pubblicato da Inaudi, uh, Il costo della vita, che è appunto... Come sottotitolo, storia di una tragedia operaia. Ci racconti un po' come è nato questo libro che racconta una tragedia dell'Adriatico del 1987, quindi sono passati tanti anni, perché? Beh, intanto vi ringrazio per questa, per questa occasione, è stato veramente un piacere. Tra l'altro, in un territorio davvero molto, molto ricco di biblioteche e di cultura, insomma, con un'attenzione che non ho. Trovato in, altri, in altre zone dell'Italia, io giro molto. Eh, il libro nasce un po' dal, da, da, tanti, da tanti anni di, di, di lavoro sul campo. Io ho raccontato molto il lavoro, ho raccontato i raccoglitori di pomodori nel terre del tavoliere, ho raccontato le, la piccola impresa, le fabbriche, le calzaturiere, i morti per amianto a Monfalconi, i cinesi di Prato, prima forse. Di, 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 di tutti, e, e a un certo punto eh, dalle nauti mi hanno chiesto un libro che un po' fosse un libro esemplare che raccontasse le morti, una morte sul lavoro, cioè un episodio per raccontarli tutti. All'inizio mi avevano proposto la Thyssen Group, ma era come dire, una eh, aveva a parte era recentissima e poi avveniva insomma in una città metropolitana che, di cui io ho, ho poco cognizione, ho scelto la storia di Ravenna perché appunto è una storia che avviene in una cittadina eh, tipica della provincia eh, italiana che io conosco vivendo insomma, da sempre a fermo nelle Marche. Eh, era una storia che mi aveva colpito quando c'ero andato nel, nel 2007 con i tempi, Avari, diciamo, del, del, del giornalista, dovevo fare un pezzo per il diario della settimana, se il giornalista ha poco tempo e poco spazio. Eh, al contrario, invece chi fa reportage narrativi ha a disposizione molto più tempo e anche molte, molte più pagine per, per approfondire, per andare appunto in profondità. E così, quando ho deciso di, di fare il libro è cominciata quella che. Mario Dondero, che lo ha illustrato e che c'era in quei giorni quello che io considero il mio maestro involontario, chiama l'arte dell'avvicinamento, cioè andare più volte nei luoghi per, anche per interrogarli, perché poi i luoghi dove avvengono certe storie sono, sono, sono molto, molto importanti perché la storia dei cantieri. Eh, navali di, di, di Monfalcone non è uguale a quella di Livorno, a quella di Trieste o, o di Ravenna, cioè ogni luogo diciamo, ha un sedimentato antropologico diverso che determina anche lo svolgimento eh, di quelli che sono i, i, i fatti sociali. Eh, Mi aveva colpito molto, vabbè, intanto perché è stata mh, la più grande tragedia Operai del dopoguerra, dopo quella della miniera di Ribolla, che pure diede vita a un, un altro libro che ormai è diventato un classico, Minatori della Maremma di Luciano Pianciardi e Carlo Cassola. E, ma mi colpì molto perché accadeva in una zona dell'Italia dove nessuno se l'aspettava. Siamo a metà degli anni Ottanta, Ravenna è la città diciamo simbolo. Del, del PC c'è ancora un partito comunista molto forte c'è un sindacato radicatissimo con quasi 100.000 iscritti con un controllo sociale altissimo è una zona dell'italia che tutti considerano civilissima no? e, eppure accade una, una tragedia di questa, di questa fattura quindi mi sono detto che forse eh, significava qual, anche qualcosa di più e, e, su, e sul campo eh, cercando di ricostruire la memoria eh, di, di, di questa vicenda, mi sono accorto che, che questo era vero, ma non, non, non è, non è, la mia è stata un'intuizione. Dopodiché, eh, l'interpretazione, come spesso avviene nei libri di reportage, eh, la, la costruiscono i molti. Caposischi no? dice che eh, i libri di reportage sono, li firma uno, ma sono scritti da tanti. È vero, è una forma più, anche più democratica della, della scrittura. E ricostruendolo, ho capito che in quegli anni stava succedendo qualcosa. E questa storia è diventata emblematica di un momento fortissimo di trasformazione dell'Italia e nel mondo. E cioè venivano meno quelli che erano stati i valori planetari del, del, del socialismo, se così vogliamo chiamarli, della, della solidarietà. Eccetera, e prendeva sempre più corpo un nuovo tipo di capitalismo molto più aggressivo che poi eh, insomma, si chiamerà neoliberismo. Sette anni prima c'era stata la marcia dei 40.000 alla Fiat, che aveva segnato una linea di non ritorno nella storia de, 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 de sindacale italiana. Tre anni dopo, eh, pochi anni dopo, cade il muro di Berlino. Quindi è un, è un momento di tracollo per eh, per tutta la storia del movimento operaio, e io ho tentato anche di raccontare questo, ma anche molto di più. Sono, eh, è molto interessante quello che dici. Nel, in realtà, nell'ultimo libro, I tempi che corrono, che è una raccolta di, di saggi e di scritti usciti sul manifesto, su diario, quando parli del, del fatto che quando si fa un'intervista. È quasi una violazione di domicilio. Come ci si sente a uh, avvicinare persone che hanno uh, delle storie così dolorose da raccontare, come, come ci si sente nel, 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 nella, nella relazione, come si fa? Beh, que quella questa, secondo me, è la parte più difficile di questo mestiere. Che io all'inizio, essendo persona abbastanza timida, eh, insomma facevo in maniera piuttosto maldestra poi dopo affinando un po' così eh, non delle vere e proprie tecniche sono degli approcci eh, di, tipo, di tipo umano in libri come questi non, 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 uno non riesce a scriverli se non entra un, in empatia con gli altri eh, io li considero de, de, più che delle interviste dei racconti di empatia dove c'è una trasmissione quasi sensoriale di, di emozione che, che io percepisco, raccolgo e cerco poi di ricostruire con, con, la, con, la, con la scrittura. E, e, e è anche il modo di porsi quasi, com, quasi arreso rispetto alle, alle storie degli altri, ma anche eh, con un'adesione molto forte che è tutto il contrario dell'aggressività che in genere mostrano gli sciagalli della carta stampata che vanno no, da, da, da chi magari ha subito una violenza enorme o un lutto tremendo per estorcere no, la notizia sensazionale. Ecco, io faccio un lavoro eh, esattamente opposto, io eh, mi avvicino con molto pudore e cerco di, di descrivere eh, a, de, de, anche del, delle tragedie, anche delle cose che potrebbero avere... No, Aspetti sensazionali in maniera invece molto, molto spoglia, calibrata, scarna, e, diciamo esistenziale. Ecco, è un po' lo scarto che, che compie uno scrittore rispetto a un oggetto giornalistico. Cioè, il giornalista racconta un fatto con, con, come dire, con clamore, lo scrittore invece cura di più i dettagli, costruisce il personaggio. Eh, insomma, mette in moto tutti quegli artifici retorici che sono parte fondamentale del suo mestiere. Particolarmente difficile, penso, perché nel libro lo dici, eh, quando racconti la storia di un padre, di uno dei, dei genitori, eh, di una delle vittime che dice no, io non voglio ricordare, no? eh, noi vogliamo dimenticarla questa storia. Allora come ci si misura con la memoria, sia dal punto di vista della... Di chi la storia l'ha subita e di chi invece tende la, la, la vuole ricostruire, perché questa è un'altra cosa che, che dici. Un fatto che, di cui non si parla è un fatto che non è esistito, no? Beh, è, è una cosa molto, molto difficile. E tra l'altro, uno sente anche, anche la responsabilità, perché non, 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 non si ricostruisce. Solamente una storia personale, ma si va a ricomporre una, una storia collettiva. Quindi ci sono responsabilità di tipo uh, morale ma anche politico in più, più generale. Eh, quando quel, quel padre di uno dei ragazzi morti mi disse quella cosa, per me fu, fu insomma, forse il momento più, più, più difficile del, del libro perché perché io ho capito quello che stava, che stava provando, tra l'altro io l'avevo avevo già parlato, l'avevo già intervistato, questo era un signore che aveva scoperto la morte di, di suo figlio arrivando in camion dalla Francia, stava andando verso il sud dell'Italia, quindi una cosa straziante seguita da vent'anni di processi terribili dove, dove gli imputati addirittura eh, provocavano le, 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 i familiari delle vittime. No? Ecco. Eh, quindi è, è un'operazione un sempre ardua e, e complicata e, e poi eh, la, la mia vera ossessione non era tanto eh, quella di ricostruire una memoria, perché spesso la memoria è anche, una, è anche un attrezzo retorico, insomma, si tende ehm, a attraversarla oppure a celebrarla. Io volevo avvicinarmi il più possibile alla verità di quella storia. E, 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 e poi c'era anche come dire, una premura diciamo, estetica perché volevo ricostruirla anche da un punto di vista um, di scrittura, cioè per esempio quel, quel um, capitolo che riracconta quella giornata che è stata insomma, una cosa molto, molto difficile e, e lì secondo me siccome io mi considero uno scrittore realista che comunque ehm, Scrive così un po' con il tarlo del, 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 del verista, ho cercato di ricostruirla così com'era e di avvicinarmi il più possibile, ovviamente, da un punto di vista estetico, a com'era stata vissuta quella giornata, e la mia più grossa soddisfazione è che poi quelli che stavano lì mi hanno detto: Ma tu non c'eri, ma, ma sembrava ci è sembrato di, di riviverla quella strada, però devo ammettere che. È stato un, un lavoro incredibile perché ho messo dentro tantissimi materiali diversi. Io lo faccio sempre, però in, in questo libro di più. e cioè, Ho messo dentro fonti orali raccolte da me, pezzi di, di giornale, eh, radiogiornali, telegiornali, fotografie. Eh, cioè tutto ciò che poteva come dire, ricomporre il mosaico. Poi Ravenna insomma, la città di... Dei, dei mosaici, eh, il mosaico di una cosa che, 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 è, che è complessa, eh, perché riguarda i molti, insomma, quella nave c'erano 150 persone in quel momento, in quel porto eh, ce, ce n'erano ne, ne mille, insomma, che lavoravano in, in, vari, in vari ambiti. E diciamo che, che questa era una storia terribile, ma letterariamente molto, inter, molto interessante, cioè, perché c'erano anche Ehm, tanti elementi che, che concorrevano a, a, insomma, tra di loro a, 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 fare, a fare un po' un immaginario, che so, già, la, già la nave, una nave cassiera e poi la composizione di quella, di quella squadra di operai, il porto, insomma eh, il, il mondo del lavoro è, è, un, è, è un vero e proprio mondo anche pieno, pieno, pieno di storie, che a me interessa moltissimo, anche perché insomma, eh, più di altri mette in risalto tutte le contraddizioni del, 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 dell'epoca in cui vivo. Insomma. È una storia del precariato no? quindi dell'87. Il precariato noi lo sentiamo eh, vicino eh, moltissimo no? in, questi, in questi anni. Eh, e scopriamo anche dei mestieri che sono mestieri. Tu nel libro dici esistono ancora i minatori, ma esistono anche i picchettini. Io non sapevo. Che, 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 che lavoro fosse quello dei picchettini? Sono andata a cercarlo su internet per capire che lavoro fosse, e la cosa che mi ha colpito è che si lavora a 80 centimetri, cioè in, un cun, in cunicoli alti 80 centimetri. Eh, quindi un lavoro sconosciuto, lavori di, 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 non so se di minoranza, ma comunque che ti colpiscono per la loro. Anche eh, tragicità, eh. ma, ma è, beh, un po' questo è il frutto di una cancellazione art, eh, fatta artatamente del mondo del lavoro che avveniva a metà degli anni Ottanta. Cioè, il lavoro è stato cancellato, c'è cioè, stata proprio una sostituzione di, di immaginario eh, al, a quella che negli anni '70 noi mh, davamo il nome di soggettività operaia, che era molto forte nella, nella, anche nella cultura è stata sostituita una, una cosa diversa che è stata l'epica del capitano d'industria, del management, no? della, della eh, supremazia delle, delle prime, seconde e terze fasce di, di manager, come se un'azienda fosse come dire, eh, condotta solo da una sola persona. No? A un certo punto è successo. Un po', un po' questo e quindi e qui, e questo è stato voluto insomma perché poi ovviamente eh, la conoscenza di, 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 di questi lavori così terribili eh, crea fastidio e anche, eh, anche conflitto eh, ma ce ne sono son tantissimi io li, 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 li elenco che è, è pochissimo è pochissimo eh, raccontati e, e, e lì in quel eh, in quegli anni eh, cambiava anche moltissimo il mondo del lavoro e su questi 13 operai 12 lavoravano a nero, uno solo era, era assunto e lì cominciava, eh, cominciava si a correre, insomma, a essere usata questa parola flessibilità tra l'altro da un esponente politico del centro-sinistra, da Tiziano Treu, che è poi è stato un ministro del, del governo Prodi, che era un consulente della de Gistri questa cosa è stata una cosa la, la, la precarizzazione del mondo del lavoro è un fatto condiviso da tutti anche, sia dal centro destra che dal centro sinistra e, è frutto del pensiero, del pensiero dominante e lì cominciava insomma lì cominciava questa cosa però quelli di ravenna erano dei precari diciamo molto ricchi perché allora eh, come dire, i lavoratori a nero venivano pagati tantissimo oggi sono precari e guadagnano po po pochissimo sì, secondo me lì iniziava una cosa si possono immaginare come i primi precari eh, de 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 dell'Italia più, re più recente anche se il precariato è una forma di, di lavoro che esiste da sempre insomma, è una costante del capitalismo eh, che quando è forte ovviamente eh, tende a a ridurre le tutele, i diritti, i salari, insomma, eccetera. E negli anni '50 si chiamava apprendistato, adesso ovviamente è dilagato in quasi 50 forme diverse. Di, di, di precarietà di quello che un libro recente appunto ha definito il quinto stato. Eh. Per quanto riguarda invece un'altra cosa che mi ha colpito nel libro, delle 13 vittime, uno solo era straniero. No? Quelli erano anche anni in cui cominciavano le migrazioni in tutta Italia. E la storia di un ragazzo. Egiziano. tu la racconti dedicandogli un capitolo del libro molto molto intenso perché c'è anche un'avventura un po' rocambolesca eh, tua e di tua moglie eh, per andare a recuperare no, pezzi di storia di questo ragazzo come com anche lì ci racconti un po come è, com è, com è andata questo mossad mohammed mi aveva colpito molto perché era Passato a Ravenna è un po' come una, una meteora, aveva lavorato per un po' e poi si erano, eh, anche insomma, do, do, dopo la morte non se ne, non se ne era parlato più, e nessuno mi sapeva dire chi era, insomma, perché io a questi morti ho cercato anche di dare un corpo, una fisionomia, una storia, insomma, spesso quando noi sentiamo che ci sono stati dei morti sul lavoro sembrano appunto delle morti bianche. No? Cioè, proprio, quasi senza volto, invece secondo me era importante eh, far capire che dietro un, un fatto così terribile ci sono delle persone in carne e ossa e ci sono tante altre persone che dopo certe tragedie continuano a vivere la loro tragedia, qui è successo, eh, pochi mesi dopo si impicca la Mare degli Arienti, i proprietari della McNavy, dal, dal, dal dolore, eh, alcune vedove sono morte, una è morta di... di, di di, di crepacuore, un'altra è stata colpita da un'arte deformante. Io l'ho appena intervistata al telefono perché non era disposta. Eh, alcuni figli non, non hanno potuto continuare eh, gli studi. Un ragazzo che aveva denunciato il caporalato, eh, intervistato a Samarcanda, viene bastonato a sangue. Era tossicodipendente, dopo pochi mesi muore d'overdose. Insomma, eh, questa cosa. E, e, e Mossad era, mi era rimasto insomma, la curiosità di sapere chi, è, chi fosse. Eh, era, si, pot, si può considerare una figura dell'avvenire, erano pochissimi gli stranieri che venivano in Italia in quegli anni e, e lui era venuto qui, eh, pr, prima era stato in altri paesi, perché ovviamente l'Egitto è un paese poverissimo, eh, era venuto per cercare lavoro e fortuna e l'aveva trovato in questa in questo posto al Lido Adriano dove faceva il cameriere e dormiva in un, in, un, in un ripostiglio, in un casotto. e Lì faceva il cameriere e poi invece nelle altre ore andava al porto a fare lavori di manutenzione ehm, eh, sulle navi. Io avevo solo un documento che ho trovato così un po' avventurosamente tra le carte de, de, della Camera del Lavoro di Ravenna che era... Eh, diciamo il, il documento in cui il sindacato eh, era una delega per, per il risarcimento del fratello e lì c'era un indirizzo quindi io sono partito da questo indirizzo del Cairo eh, così in maniera un po' eh, avventata perché Cairo è, è, è una metropoli gigantesca eh, e, e e ho cominciato a scrivere, a scrivere a consolati, ambasciate, ma non mi ha mai, mai risposto nessuno. E poi un giorno, in maniera del tutto avventurosa, su Facebook un ragazzo mi ha chiesto l'amicizia perché era uno studente di italiano al Cairo e voleva leggere dei miei libri. Allora lì, lì mi si è illuminata la lampadina, ho detto al Cairo e poi lui mi ha iscritto a questo gruppo Italia-Egitto. Io lì in Bagega, ho messo questo annuncio e lui stesso, dopo varie traversie e avventure e richieste di soldi, perché il Cairo è un paese poverissimo, e a un certo punto mi dice: Guarda, ho rintracciato la sorella. E, e poi lì c'era sta, stata la guerra, insomma, c'erano le manifestazioni, eh, era stato deposto. Il Mubarak, insomma, e quindi ho ritardato la partenza più volte in questi libri qua. Poi tutto questo diventa anche racconto, no? anche l'attesa. E poi sono, sono, sono arrivato davvero a Cairo con mia moglie e siamo andati in questo quartiere antichissimo dove ovviamente i turisti in genere non vanno, non è un non, non un posto dove anche perché, perché beh, il Cairo sembra una città bombardata, no? tutta rotta, eh, con eh, questi edifici eh, fatiscenti, di, di, dissestati. E, e io all'inizio questa cosa l'ho raccontata come. perché io, io non, non, non ero sicuro che fosse veramente questo signore che mi era stato presentato, il nipote di Mossad, quindi l'ho raccontata un po' in maniera romanzesca. È stato forse l'unico. Punto del libro dove ha preso un po' il sopravvento e la mano, eh, lo, lo scrittore, insomma, è diventata un po' finzione. E poi, quando a un certo punto, nella casa della sorella, lui mi ha mostrato le foto di questo mostrato, lì ho capito che era veramente lui, anche perché io ne avevo vista una sola, che però avevo cercato di impressionare nella, nella mia mente, che ha una trasmissione di Biaci. C'era la foto della carta d'identità di questo ragazzo, e insomma, no, il viaggio a Cairo è stato incredibile. Io sono stato tre giorni, ma l'impatto è stato talmente forte che io, alla fine, quando, quando ci penso, sem sembra, veramente una sembra veramente un sogno: oppure un film dove uno è stato eh, per un attimo, no, una piccola comparsa, eh, perché l'immersione è stata fortissima è una città frastornante anche dal punto di vista sensoriale dove un milione di persone vivono al cimitero diseredati, sporchi è incredibile uno si chiede come mai non succede niente no? in un posto dove la gente vive davvero in una povertà assoluta però con una dignità straordinaria e anche una Midezza. poi in realtà gli scontri sono avvenuti tutti in quella piazza, non è che altrove accadesse, co come in molti paesi eh, del sud del mondo, insomma, non è come da noi i conflitti sono generalizzati, no? se c'è un conflitto bellico, una guerra civile gli scontri avvengono dappertutto, se, se, se fai caso invece in molti di questi paesi tutto avviene una, nella piazza più principale, no? che è, diventa un po' il cuore. Eh, dei, dei, dei conflitti. Insomma, è stata, io considero questo libro una vera e propria esperienza. Una cosa molto diversa da, da quelli che possono essere i libri di finzione: dove uno sta dietro lo schermo di un, un PC a inventarsi una storia per tre anni. Queste sono delle vere esperienze umane, forti, profonde, che, che cambiano anche lo sguardo di chi poi le racconta. Questo si, si sente molto insomma, nel libro. L'ultima cosa che ti chiedo sulla, sul libro è se ci racconti qualcosa su la, 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 contatti con l'altra parte, quindi con uh, chi poi ha aveva delle responsa, avuto delle responsabilità in questa, in questa vicenda. Sì, è, diciamo che è un tu intervisti un... tutti, no? Sì, sì. è un, è un sì. po' la parte mancante del libro, ma non per, non per mia volontà. Io ho cercato gli arienti, eh, ho scritto, ma loro non, non hanno voluto parlare con me. Ho cercato la signora Montanari, anche quella mi era sembrata insomma, una, un, un buon escamotage da un punto di vista narrativo, perché io non sono riuscito a rintracciare la nave. Eh, perché ovviamente dopo tanti eh, anni di navigazione era stata demolita, presumibilmente demolita, venduta a Gibilterra, poi non, non si sa, anche quella resta un mistero, però la nave si chiamava Elisabetta Montanari, era stata intitolata alla figlia di, di uno dei, de, degli armatori che è viva e anche abbastanza giovane. Io l'ho rintracciato, cioè che, che poi per non... Eh, fare una richiesta frontale, ho cercato di farci parlare altri, per... ma lei non ha, non ha voluto eh, dire niente anche perché credo che fosse davvero fuori da tutto questo mondo. Lei mi ha detto: Ma a me mi avevano solo dato nome a questa nave, ma io non, non, non sapevo niente nemmeno dell'attività di mio padre. Questo è vero verosimile. Però sono andato alla Navigazione Montanaria, ho parlato con l'ingegner Valentini, che, che era allora un giovane dirigente di questa azienda che mi ha, ha spiegato quindi eh, non, io mh, non, eh, insomma, ho agito a 363 anche perché eh, ho scelto di raccontare questa storia perché ormai questa era una storia sedimentata cioè, non, non, non ho dovuto fare quel lavoro di indagine giornalistica in genere si fa per scoprire qualcosa o per condannare qualcuno. Eh, le condanne c'erano già state, eh, quindi tutto era già stato consumato. E io, per me era, era importante perché in questo modo avevo una storia intera finita, sedimentata eh, che potevo, che potevo eh, utilizzare. Io non credo molto ai libri, a, a questo genere di libri di inchiesta. Eh, perché insomma poi un po', un po alla fine sono tutti uguali, non, non, aggiungono, non aggiungono niente a volte a un articolo, cioè, per, la, per la denuncia basta, basta un articolo ben fatto, uh, pensiamo che so Gatti che è uno molto bravo quando ha, ha scoperto quella cosa dei raccoglitori pomodori ci ha fatto conoscere quel mondo, noi ci siamo andati praticamente nello stesso eh, periodo, penso prima lui ma a, di, a distanza di po pochi giorni, pochi mesi. Quella, quella è una cosa che uno fa per una rivista e basta, basta a, a se stessa. Mentre invece i libri che poi reiterano, no, che in, eh, aggiungono poco, poco di più. Eh, io ho cercato di fare insomma, un lavoro, un lavoro di, diverso eh, perché insomma, c ho, c ho dei punti di, di, di riferimento anche letterari che mi sono dato mo, molto, molto alti, lo ammetto, ma ne so io volevo scrivere una storia che restasse esemplare nel tempo insomma che uno che so se fra 15 anni vuole sapere cosa è successo nel mondo del lavoro in un momento della storia di questo paese insomma c'ha una storia che, che, che sta lì e, e, e lo racconta in maniera come posso dire non transitoria Insomma, quella è una storia di 25 anni fa che però parla al presente in maniera incredibile. Cioè, io non credo che quando mi dicono ma tu hai raccontato una storia del passato, io ho raccontato una storia del passato dove però il presente si mescola. Infatti non mi sono eh, fermato alla, al fondale, cioè a quello che è successo in quel 13 marzo dell'87, ma io poi ho, ho raccontato tutto quello che dal 13 marzo 87 in poi continuava a succedere in quel porto, cioè le stesse identiche cose se non, se non peggiorate. Infatti quando poi sono andato a Ravenna a presentare il libro, molto spesso mi sono trovato d'accordo con un giudice, col giudice riverso che, che è un giudice, uno di questi giudici d'assalto che battagliava con me contro invece i poteri fermi della città che, che in quel porto ci hanno ci hanno molti interessi, anche qui, questo è anche un, un libro un po' sulle, sulle trasformazioni in negativo della sinistra in Italia, cioè lì c'è un blocco di potere, del, soprattutto del PD, del centro-sinistra, molto forte. Senti, per salutarci, tu sei, siamo appunto per salutare i lettori delle biblioteche, un consiglio di lettura: uh, Angelo è anche il promotore del premio Paolo Volponi, uh, ha curato di recente con Andrea Cortellessa i romanzi di questo scrittore esule, migrante, uh, che scrive però nella sua lingua, no? uh, e... che è Luigi Di Ruscio. Uh, lasciaci con un consiglio, non so eh... se proprio Di Ruscio. Vedi tu. Ma insomma, se, eh, secondo me si continuano a scrivere libri anche molto, 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 molto forti, molto interessanti, molto letterari eh, in Italia eh, e, di, e di Ruscio costituisce un po', eh, un po', un po il, una piccola mitologia per chi, per chi scrive, anche, non solo per la mia generazione ma anche per quelle nuove. È uno scrittore che è emigrato negli anni 50 ad Oslo, in Norvegia, dove ha fatto per tutta la vita l'operaio metallurgico e ha lavorato fedelmente sempre eh, nello stesso posto, nella stessa macchina, nello stesso reparto. Quasi, secondo me, eh, quasi, secondo me vol volutamente lui ha interpretato proprio eh, in questo modo un destino storico, perché, perché è un po' una stranezza, come dico sempre, in quanto eh, lui si considerava un, un, un risultato della storia, eh, il fatto di, che, che l'emancipazione della classe operaia eh, potesse anche poi eh, creare un'emancipazione culturale tale che un operaio eh, fosse in grado di appropriarsi della cosa più... Più, più importante eh, che abbiamo, cioè della lingua. Eh, e, e lui è, un, è, uno, è uno strano scrittore perché è autodidatta, quasi analfabeta e ha fatto però virtù di questa sua debolezza, quindi tutte eh, tutta, diciamo, eh, le, le sue incertezze linguistiche le ha fatte diventare stile. In questo è stato, è stato straordinario. Mischiando basso e alto e, e a volte eh, creando anche dei, dei neologismi eh, straordinariamente comici e, e, e quasi eh, in maniera prestabilita ed eversiva eh, combinando una specie di, 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 di guerra interna al libro che scriveva. Lui era uno scrittore... E I suoi non sono dei romanzi canonici, non è che uno deve immaginarsi il romanzo ben scritto e ben organizzato, con uno svolgimento, ma sono delle, narra delle narrazioni fluviali dove, dove appunto dentro questo magma complesso e incandescente può entrare di tutto: dalla moglie che sta eh, in camera da letto e dice una cosa ai grandi fatti della storia. E... È, una, è, una, è un portato di scrittura sempre eh, potentissimo, che poi muore e rinasce con, continuamente dalla sua genere. Che racconta. Racconta principalmente l'Italia degli anni 50, la provincia italiana degli anni 50, i, i comunisti fermani, quasi come un eroe comica, e la sua infanzia, soprattutto nell'ultimo racconto, nell'ultimo. Romanzo breve di, di questo libro, la sua infanzia di, di uomo del, del, del dopoguerra, poverissimo, in una, nato in una famiglia eh, proletaria. Diciamo che questi quattro libri insieme possono costituire una controstoria, insomma, una storia che, ne, che la storia ufficiale non ha mai raccontato. Grazie, Angelo Ferracuti.